Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Immaginiamoci Podcast, episodio 30 del lato infra podcast, cifra tonda. Io sono Alessio. E io sono Tiziano. Immergiamoci. Mettiti il boccaglio, Beppe. E andiamo in immersione. Immergiamoci. Tiziano, che settimana europea, non vedevo l'ora di registrare questo episodio e allora te lo sparo subito, immediato, veloce, di cosa parliamo oggi? Allora iniziamo sicuro con le coppe europee, vabbè non vi sto a elencare le partite perché le vediamo dopo, ma ci sono dei quei big match di quelle partite che veramente ci hanno veramente colpiti. Poi passiamo un attimo alla partita Salernitana-Venezia, la vediamo un attimo, soprattutto la situazione salernitana che è molto particolare al momento, e poi vedremo un attimo la situazione in Serie B, domani c'è l'ultima giornata che decide probabilmente chi andrà appunto in Serie A, e parleremo poi un po' di mercato, le voci di Bala-Inter, Mbappé, che se prima si pensava che andasse al Real Madrid, adesso non sembra più così sicuro, attenzione, poi vediamo meglio, e poi vedremo un attimo la Serie C proprio veloce, ma più che altro perché siamo triestini, e c'è la Triestina ed è uscita col Palermo, e tra l'altro sarà una bella partita, e poi, vabbè, è finito, poi casomai metteremo qualche altra curiosità alla fine. Tiziano, parliamo quindi subito di Coppa Europea. Penso una delle settimane più belle di quest'anno, le partite sono state al di fuori del normale, infocate, impossibili, pazzesche, quindi partiamo subito con la Champions League, la Coppa delle Coppe, con una partita bella, veramente bella, che è stata Villarreal-Liverpool, the Yellow Submarine contro i Reds, per il risultato ok, 3-2 per il Liverpool, totale 5-2, potete pensare che sia stata una partita noiosa, ma non lo è stata, anzi ci ha regalato soprattutto 45 minuti incredibili il Villarreal, perché con Dia e Kukelin, ok, i Yellow Submarine, la truppa di questo sottomarino giallo, ok, si è portata sul 2-2, quindi eventuali supplementari, e in quel momento, ok, al primo tempo il Liverpool non era qualificato, anzi si andava ai supplementari e eventuali calci di rigore, quindi era tutto ancora in gioco. Poi arriva Fabinho, sta soffrendo veramente tanto, stava giocando l'addio il Villarreal, Fabinho mette il 2-1 che mette un po' in difficoltà il Villarreal, e poi arriva Luis Diaz e Sadio Mané che chiudono la partita con un 3-2, poi il Villarreal da lì in poi diciamo è entrato un po' sotto pressione e ha iniziato a fare errori, cartellini gialli, cartellini rossi. Bella partita, veramente bella da vedere, e poi il clima di questa città, cittadina, di questo paesino di 50.000 abitanti con tutta la città allo stadio, pazzesca, io me lo immagino anche la nonnetta portata con i nipoti allo stadio che a sventolare la bandiera del Villarreal. Male. Qua l'hanno vinta i cambi, l'ha vinta la rosa del Liverpool, cioè di cosa stiamo parlando? Un attacco con Sadio Mané, Diogo Jota che ormai ha preso proprio fisso il posto di Firmino che ormai è in panchina, e poi Mo Salah, e pronti in attacco ad entrare dalla panchina Diaz, oppure anche magari Origi che poi in questo caso non è entrato, oppure anche Firmino comunque. Cioè, le hanno una squadra che secondo me il Milan per esempio, che potrebbe potenzialmente vincere il campionato, adesso si vedrà ovviamente, non posso dirlo, però secondo me il Milan non ha un attaccante, uno, che sia a questo livello qua al momento, ma proprio neanche Firmino, il Milan non ha neanche un attaccante che di questi cinque non giocherebbe titolare. Perché abbiamo visto Righi che il Milan l'ha comprato in pratica e giocherà titolare probabilmente. E c'è qui i loro sostituti Origi giocherebbero praticamente titolare in qualsiasi squadra. Sì, Origi è praticamente il sostituto del sostituto del sostituto al Liverpool. Cioè ragazzi, questo è proprio grave se ci pensate per il calcio italiano. Anche se è una settimana importante per il calcio italiano, positiva, rimane sempre questo problema qui. Cioè non è possibile... Cioè i panchinari di...
molte delle squadre che andremo a vedere oggi sarebbero titolarissime. Anche Tammy Abraham, vedi, no? Esatto, Tammy Abraham era fuori dai progetti del Chelsea, ma proprio fuori fuori, ragazzi. Ma poi, eppure... Ale, svolta la partita, secondo me, Luis Diaz, che è un talento incredibile, incredibile, fortissimo, Ale, fortissimo. Sì. Veramente forte, veramente forte. Tiziano, direi che possiamo proseguire con una partita, quindi passa al Liverpool in finale, una partita pazzesca, secondo me, emozionante, non mamma nel mia. Complesso, perché parliamo di Real Madrid-Manchester City 3-1. I primi 85 minuti sono stati noiosi. Gol di Riyad Mahrez, pazzesco, tra l'altro Mahrez... Allora, c'è Pep Guardiola che si arrabbia tantissimo con Mahrez, è praticamente il suo sfogo, ma in compenso è il miglior marcatore del City quest'anno, con anche 9 gol in Champions, mi pare. Un giocatore veramente, veramente molto forte. Ma cosa succede? Succede che al 90esimo, ormai le speranze sono finite, io stavo andando a farmi la doccia convinto che fosse finita ormai, cosa puoi fare? Era 1-0 il City, quindi aveva 2 gol di vantaggio, ben 2 gol di vantaggio nel complessivo totale. 90esimo, Don Rodrigo, su assist di Karim, The Dream, Benzema. Ovvio. Che, ragazzi, ogni mattina si sveglia e poi la sera, prima di andare a dormire, si chiede: sono stato decisivo? Sì, posso andare a dormire? No, no, non c'è no perché è sempre decisivo. Di nuovo, un minuto dopo, Don Rodrigo la mette sul 2-1 e porta il City ai supplementari. Al 95esimo, errore ingenuo di Stones, Tiziano, giusto? Che penso di sì, mi pare di sì, che stende Karim The Dream, che intrataccia che la ha porta, fatto. La porta, ok? Che ha steso Karim The Dream, e quando dai a Karim The Dream queste occasioni, è difficile che le sbagli. Aveva fame, soprattutto tra l'altro 15 gol per lui in Champions League, 15 gol, il record è di Ronaldo di 17, lo sta per, con una doppietta in finale, lo raggiungerebbe, con una tripletta lo sorpasserebbe, però una... no, direi di no, c'è una doppietta, poi una tripletta, penso di chiedere un po' troppo, però Ale, ci tenevo a dire che si parla tanto di Benzema, di questo, di quell'altro, però Rodrigo, 2 gol in 2 minuti, Ale, 2 gol in 2 minuti, un giocatore che era arrivato nell'estate del 2019, se non sbaglio, sì, estate 2019, dal Santos, e... Sì, in lui si erano riposte molte speranze come talento, no? È arrivato l'anno dopo di Vinicius, che anche lui era un talento che sembrava non poter sbocciare, ma in quest'ultimo anno proprio questi due giocatori hanno avuto grande lavoro di Ancelotti. Sì, però Tiziano, devo dire che a me Don Rodrigo, mi piace troppo chiamarlo così, citando i Promessi Sposi, non mi fa impazzire come giocatore, però vedendo un giocatore molto simile, perché tra loro sono molto simili, cioè Vinicius e appunto Rodrigo, forse Rodrigo è meno sprecone di Vinicius. Nel senso, è partita, Vinicius ha giocato bene, per l'amor del cielo, ma è un po' troppo sprecone, cerca un po' troppo il dribbling e qui sbaglia, secondo la mia personalissima opinione. Mentre Don Rodrigo è più decisivo, è molto più sveglio sulla palla, sui tiri, sui passaggi, gioca più semplice. E come diceva un vecchio saggio di nome Cruyff, giocare a calcio è facile, ma giocare semplicemente a calcio è la cosa più difficile del mondo. Ale, se ne esce questa frase, non so trovata dove, mai sentita. Un giorno forse vi farò sentire una frase che Ale mi ha detto un giorno, ma questa è un'altra storia. Per me è un poeta molto discutibile, Ale, ma questa è un'altra storia. Ale, fine della partita, il Real passa, è fatto tutto, e praticamente chiusa la pratica. Fatta la pratica, Salah ha da ridire. Salah si prende il suo momento di gloria e scrive su Instagram, e dopo mi sembra anche su Twitter: abbiamo un conto in sospeso da regolare, riferendosi al Real Madrid. Allora, però non c'è più Sergio. No, esatto, questo gli volevo dire, non c'è più Sergio e soprattutto non c'è più Karius.
Quindi forse può anche riuscirci. È vero, è vero. Tra l'altro, Tiziano, non so se hai visto, a fine di Manchester City, Real esce, a me fanno troppo ridere queste cose, i problemi di social, diciamo, un tweet risalente al 2014 del buon Grealish, che tra l'altro ha giocato pure bene, che twitta nel pomeriggio di agosto, più o meno, alla Madrid. Vabbè, vabbè, ma niente. Tanto Grealish che si è mangiato di quelle occasioni contro il Madrid, vabbè. Appunto, non lo so, fossi un tifoso del City, mi incazzerei. No, scherzo, ma poi quando perdi ti incazzi un po' a caso, quindi... Tra l'altro poi, altra dichiarazione, quella del Kun Agüero, che con un SMS rivela che... che con un SMS Lionel Messi, dopo aver visto la qualificazione, si sfoga. Real, si sfoga diciamo, fa ancora capire che per qualcosa legato al Barcellona, non può essere vero, è uno scherzo, poi il continuo non ve lo dico, però insomma, bellissimo, molto bello. Il Kun Agüero non gioca più, ma si fa ancora sentire, dai, buono questo. Sì, fossi Messi probabilmente l'avrei mandato a quel peso, perché Kun Agüero, quando si è ritirato, parla tantissimo, ma tantissimo, e rivela un casino di robe di Messi, di Maria, di tutti i suoi compagni di Argentina, di City. Probabilmente prima o poi qualcuno lo manda a quel paese, è una teoria. Tra l'altro, Kun è sempre un grande. City scandaloso, che è finita la partita... Seydorf dice: non bastano 2 anni per costruire la storia di un club, e nemmeno 10. Apparentemente quello che dice è vero, perché un City che in tutti questi anni non è mai riuscito a essere incisivo, non è mai riuscito a fare niente in Champions, cioè ha raggiunto la finale, sì, ok, però dove sono i trofei con quella squadra? Vi ricordo che dalla stagione 2013-2014 la squadra ha speso un complessivo di 1,5 miliardi di euro. Sì, però Tiziano, posso dire una cosa? Con il picco massimo nel 2017-2018 con 317 milioni di euro spesi in una finestra di mercato, che per me è una roba impensabile. Però Tiziano, troppo severi, troppo severi. Il City è veramente una gran bella squadra calcisticamente parlando, e soprattutto hanno giocato un bel calcio e ci hanno regalato emozioni comunque in queste 2 partite. Quindi sì, devono migliorare sulla finalizzazione, per questo Haaland potrebbe essere una carta importante per loro. Ma dire che il City non ha giocato bene, che il City eccetera, il City qua, il City là, no, non sono d'accordo su questo accanimento. Perché ok, petrolio, sono d'accordo, neanche a me piacciono questi tipi di squadre, però in questo caso secondo me il City meritava la finale forse più del Liverpool, che secondo me quest'anno si è trovato non un percorso facile, di più, fino alla finale di Champions League. Potrebbe essere Ale, Europa League, che ci regala emozioni e anche sorprese. E anche sorprese ti dirò. Sbaglio tutti e 2 pronostici, forse li hai sbagliati anche tu, tutti e 2, non lo so. Per me passava Lipsia che perde in Scozia 3-1 con i Rangers. Attenti a questi Rangers, lo diciamo da tutto l'anno. Tavernier, Camara, la riporta sul 2-1, Nkunku, sempre lui, sempre Nkunku. È incredibile. Fortissimo. Non farò battute come l'altra volta, Tiziano. No, esatto, a me è molto meglio di no. E poi all'80esimo Lundstram la porta sul 3-1 e fa passare i Rangers. Rangers veramente incredibili. Ale, non so che dire di questa squadra. Se la meritano tutta sta finale. Hanno giocato... Mia. Sì. Grande squadra. Grande squadra, hanno dimostrato che non era il signor Lampard la soluzione, la risposta al trofeo vinto, eccetera, ma dimostrano che... Gerrard, che continuano senza nessun problema. Complimenti, un traguardo importantissimo per loro. E in Europa League, Tiziano, abbiamo anche un'altra squadra che ti colpisce direttamente. Guarda, diciamo. Guarda. Quindi, do a te la parola. Guarda, non parlo. Eintracht Francoforte 1, West Ham 0, ragazzi. E cadono gli Hammers cadono in Germania con un gol di Borré al 26esimo, ma purtroppo la partita è stata condizionata, quindi mi sento un po'
di condannare i ragazzi perché prendono un rosso diretto al 19esimo mi sembra un po' esagerato, e quindi questo è stato il grande errore della partita, perché secondo me era una partita che si poteva tranquillamente ribaltare. Comunque West Ham ha giocato, ma giocare in 10 sappiamo che è molto difficile, e anche tanto che abbiano ottenuto questo 1-0, però vabbè. Quindi finale Rangers-Eintracht. Sì, se mi permetti posso dire una cosa: si è dimostrato che l'Eintracht Francoforte non ha buttato fuori certamente il Barça per sbaglio. L'Eintracht Francoforte ha dimostrato che qualitativamente parlando ci sono, e non è stato un caso la vittoria con il Barcellona, anzi, tiro fuori un ricordo ai tifosi del Milan: in quella squadra c'è anche Jean-Pierre Augier. C'era un patto, non so se ti ricordi Tiziano, che riguardava la permanenza o meno di Jean-Pierre Augier all'Eintracht Francoforte o il ritorno al Milan. Direi che l'hanno centrato pienamente, anzi. Sì, ma altro peccato, veramente peccato per quel ragazzo che alla fine doveva restare in... Secondo me era un talento che sarebbe stato bello rimanesse in Italia, perché era veramente veramente forte, e per me non ho ben capito la mossa del Milan di darlo via così, in questa maniera. Potevo capire un prestito, ma non così, con diritto di riscatto. Vabbè, Conference League, Ale. Conference League che ci regala... Posso? L'unica italiana. No, Ale, tieniti a bada. Vai. Roma. Allora. È la prima volta che sento Ale. La prima volta che sento Ale dire qualcosa, cioè ti fare per una squadra che è contro il suo Leicester. Ma sì, ragazzi, segnate sì, questo momento del podcast, perché non lo sentiremo più. Perché mi sono commosso. Pelle d'oca a fine partita, due momenti da pelle d'oca. Inquadratura su Claudio Ranieri all'Olimpico, tutto lo stadio che si alza in piedi, e Ranieri in lacrime, e lì sono i momenti in cui i veri uomini piangono, quelli sono i momenti, là mi sono commosso. E poi, nonostante le mie Foxes abbiano perso, la Roma va in finale, e soprattutto a fine partita sentire la canzone di, adesso non voglio Antonello rischiare Venditti. La gaffe, Antonello Venditti, grazie Roma di Antonello Venditti, cantato da tutto l'Olimpico, con il silenzio dei telecronisti che l'hanno lasciato scorrere, mi è venuta la pelle d'oca, è stato emozionante. Sarebbe un peccato se non vincessero il trofeo, perché guarda, mi auguro. Ale, finalmente la Roma ha la possibilità per dire: abbiamo vinto un trofeo. Che non sì, sia è, la Bonsai è Cup. Il nostro Tottenham. La Bonsai Cup, che tra l'altro è stata distrutta dal padre di Scamacca, ricordiamo. Sì, è vero. Sta roba fa troppo ridere. Che poi noi, non, mi pare, non avevamo ancora il podcast. Oh sì. Ma è da recuperare quell'episodio, se ce l'avevamo. Ale, tra l'altro mi piacerebbe veramente molto vedere la Roma alzare questo portaombrelli. Dopo il bonsai adesso alzano il portaombrelli. Sì, ma attenzione al padre di Scamacca, che non è che entra di nuovo stabilimento a Roma a spaccare. Magari pensa che sia davvero un portaombrelli, ci mette dentro un ombrello, lo rovina. Vabbè, prima di cantare vittoria da italiani, speriamo, ci auguriamo che la Roma vada a vincere. Veramente, amici della Roma, mi sono emozionato, grazie per questa serata, due serate stupende. E dall'altra parte invece il Marsiglia pareggia con il Feyenoord, e contro ogni aspettativa il Feyenoord è in finale di Conference. E visto che c'è il Feyenoord, che secondo me fa meno paura del Marsiglia, ve lo dico amici, secondo me la Roma ha una grande possibilità. Una grande sì, possibilità. Però devono stare molto attenti, perché il Feyenoord, certo, non a caso è qua. E tra l'altro il Feyenoord, che non ha avuto secondo me neanche un cammino troppo facile, comunque con Slavia Praga è ancora prima Partizan, vabbè, non proprio difficilissimo per questa competizione qua, secondo me non sono neanche troppo facili. Quindi la finale si gioca il 25 maggio, Roma Feyenoord. E Ale, non Tiziano, so se hai visto la è importante.
è importante per la svolta. Poi ti lascio, scusami un attimo, stasera sono on fire. E secondo me è importante per il calcio italiano che la Roma se la porta a casa. È la prima volta nella storia che esiste questa competizione. Sono 10 anni che non vinciamo niente in Europa, 3 finali perse, e ora di riportare una Coppa Europea a casa. Scusami Tiziano, ti sto interrompendo troppo oggi, a te la parola. Eh sì, gravemente offeso. No Ale, però a parte tutto, secondo me la cosa da notare di più di questo 0-0, che penso sia il primo 0-0 di questa Conference League, dove le partite finiscono 5-4, 3-3, 7-2, vabbè, praticamente è il primo 0-0, penso, una partita noiosissima, anche pochissimi tiri, però cosa vi faccio notare? La coreografia sobrissima dei tifosi del Marsiglia, che sappiamo che sono abbastanza... non so neanche come definirli, senza dire qualcosa di... Dicevo che sono abbastanza pieni di sé, insomma. Dicevo che sono abbastanza matti, sboroni, mettiamola così. Diciamolo. Il termine migliore non esiste, sono sboroni. Sì, credono molto nella loro squadra e presentano questo bellissimo... questa bellissima coreografia molto tranquilla e che condivido con scritto UEFA Mafia. Questa me l'ero persa. ma non una robetta, una coreografia intera di tutta la curva, tutti con sti cartelli con scritto UEFA Mafia. Metterò la foto, Ale, bellissimo. Stupendo, non vedo l'ora di vederla. Beh, Tiziano, se seguite la Formula 1 siete abituati a Mafia, perché FIA è la UEFA per quanto riguarda la Formula 1, ma FIA, bellissimo, un classico. Battute a parte, Tiziano, battute a parte, proseguiamo con gli argomenti di questa sera, con l'ultima giornata di Serie B, decisiva per le promozioni. Domani si svolgerà. Tiziano, Serie B, interessante, chi può passare? Faccio un piccolo discorso. Vale, abbiamo già detto nell'ultimo episodio chi secondo me passa, mi sembra che ho detto Lecce Cremonese, forse, Lecce Monza. Vabbè, la classifica la vediamo un attimo. Lecce primo, a cui basta solo una vittoria per passare. Monza, Cremonese, Pisa, rispettivamente a 67, 66 e 64 punti, quindi al momento questi sono dentro la corsa per passare da seconde. Poi c'è il Brescia, il Benevento, che sono entrambi a 63, l'Ascoli, Frosinone a seguire, che comunque sono lì, attaccati di punti. Però le prime quattro possiamo dire che ce la giocano: Lecce, Monza, Cremonese e Pisa. Al momento ti dico quasi Lecce Monza, però non vorrei che la Cremonese faccia ovviamente lo scherzetto al Monza, anche perché il Monza gioca col Perugia, che è una squadra che è nona, mentre la Cremonese gioca col Como, che è una squadra forse un attimo più abbordabile, dodicesima, non che ci sia grande differenza col Perugia, però anche quella ora hanno una partita difficile, mentre il Lecce, l'ultima giornata, il Pordenone, ultima in classifica. Certo, c'è stato lo scivolone col Vicenza, però non si può mai dire. Vicenza che deve sperare di vincere con l'Alessandria per provare a rimanere, a superare il Cosenza e rimanere in Serie B. Mi farebbe veramente molto dispiacere vedere questo Vicenza, che ha fatto una grandissima seconda parte di stagione, perché prima erano ultimi proprio con tantissimo distacco, vederlo retrocedere in Serie C, non se lo merita sinceramente. E certo che Tiziano, il Pordenone, mamma mia che ricaduta. Che ricaduta, me lo ricordo l'anno scorso che, o 2 anni fa, adesso un attimo un vuoto, che con Franz eravamo fuori dall'hotel più famoso qua di Trieste, che c'era il Pordenone, che si stava giocando i playoff, e c'era la possibilità, visto che il Pordenone non aveva un campo abbastanza grande per poter contenere la possibilità di Serie A, quindi non aveva uno stadio abbastanza grande, c'era la possibilità che venisse a giocare qui a Trieste, e mamma mia che contenuti vi avremmo portato. Non ce l'ha fatta poi ad arrivare in Serie A, però c'erano vicinissimi. Invece quest'anno è una decaduta inspiegabile. Inspiegabile, ma anche non inspiegabile. Anche la rosa non proprio il massimo, secondo me. Si poteva fare meglio, si è lavorato secondo me poco. Insomma, la squadra non era a livello come l'altro anno. Allora, vediamo a proposito la Serie C, perché se in B si combatte per non andare giù, in C si sta combattendo per andare su, per andare in B.
E ci sono delle squadre che, boh, adesso non vediamo tutte, però vediamo quelle che più personalmente ci toccano, perché da una parte c'è la Triestina, dove viviamo noi, comunque Forza Unione. Forza Unione sempre, la tifiamo, dai, possiamo dire, però al momento è una situazione molto difficile per la squadra, però io sono abbastanza fiducioso, non credo che passeranno, però forse potrebbero fare bene. Si sono beccati il Palermo, si gioca domenica a Trieste e giovedì a Palermo, andata e ritorno. Molto difficile questa partita. Per me la Triestina ce la potrebbe fare, però non do un pronostico, perché boh, un pronostico di Serie C, insomma. Però il Palermo ha quella sete di tornare fra le big di Serie A, di Serie B. Esatto, Tiziano. E tra l'altro calcoliamo il fatto che il Palermo, ne abbiamo parlato giusto nell'ultimo episodio, è vicino all'accordo col City Group, quindi salire già di categoria sarebbe decisamente molto importante per il progetto, e quindi penso che faranno veramente di tutto proprio per velocizzare tutto. Scusate la ripetizione. Che dire, non è il Palermo City, però comunque fa paura a noi tifosi di Unione. Tiziano, possiamo andare avanti, visto un attimo la Serie C, se non vuoi aggiungere altro. Sì, ci manca la Salernitana, la situazione di Salernitana, il recupero di Serie A Salernitana-Venezia. Non ho parole. Cioè, la Salernitana, dateli altre 10 giornate, visto che nessuno vuole vincerlo questo campionato, lo vince la Salernitana, Che grinta, che grinta, mi piace, complimenti alla Salernitana, solo complimenti. Perché cosa è successo, voi vi starete chiedendo? Beh, andiamo a vedere perché ho detto che date altre 10 giornate alla Salernitana e vi vince il campionato. Beh, oggi col Venezia la Salernitana ha pensato bene, Tiziano, di che cosa fare? Di vincere 2-1, di vincere 2-1 in casa a Salerno. Ale ha fatto una partita, secondo me, interpretata benissimo, benissimo. La Salernitana ha giocato, ha portato a casa il risultato. Venezia che è andato ormai, Ale, perché ormai è ultimo lì. Anche non una brutta squadra, se posso dire, anche con gli innesti in Samè, o chi era al tempo, non mi ricordo più, Nani, c'era stato, hanno preso tutti questi giocatori qua e alla fine non se ne sono fatti niente, veramente peccato, anche perché contro le big facevano bene. Salernitana che al momento è 17esima, ha superato il Cagliari in grave difficoltà. Per me, Ale, ce la possono fare, hanno un punto di vantaggio sul Cagliari. Se continuano così, la prossima, che c'è lo scontro diretto col Cagliari, poi con l'Empoli che è abbastanza in difficoltà e poi con l'Udinese, secondo me si salvano. Vorrei leggere un attimo la serie di 5 partite. 2-1, 1-0, 2-1, 1-1, 2-1. Ok, e le partite vinte sono della squadra di cui stiamo parlando. Non stiamo parlando di Milan, anche se la serie vi farebbe dire 3 vittorie, un pareggio, un'altra vittoria, vi farebbe dire ma chi è il Milan? No, è la Salernitana, appunto, che Tiziano attualmente ha la migliore serie delle ultime 5 partite in Serie A, praticamente. Sì, Ale, tra l'altro, promessa fatta mesi fa da Davide Nicola a febbraio 2022, se la Salernitana si salva, vado a piedi dal Papa. Salerno, città del Vaticano, 2 giorni e 9 ore di cammino. Davide, come ne mettiamo? Ma se succede, vogliamo perdere? Vogliamo iniziare a perdere? Perché qui mi sa che la scommessa la vinci, ma non è una grande vincita. Buona passeggiata. Esatto. Facci un saluto dall'immergiamoci. Tiziano, andiamo avanti con Dybala. Avevamo fatto uno shorts, non era andato tanto virale, che parlava di Dybala, tappa in Italia il Milan. E adesso invece sembra che la firma sia quasi su un foglio di carta che ha i colori azzurro nero. Sì, perché Dybala è vicino all'Inter, ragazzi, è vicino all'Inter. Io mi immagino essere un tifoso juventino, ok, che ama la sua squadra, ama Dybala, il pupillo bianco-nero, e lo vede firmare con l'Inter. Ma sai che roba, cioè mi spezzerebbe il cuore a me, sinceramente, mi spezzerebbe il cuore. Proprio lì con i rivali, non lo so, Ale, non lo vedo fattibile questa cosa, perché proprio quell'Inter, dalla Juve all'Inter, proprio non riesco a capire, però non,
Non si può dire. Secondo me non è, c'è tanto da parlare. C'è un... Ma Tiziano, guarda, non c'è tanto da parlare. Posso dire, se lo fa, male di Bari. Cioè, ti rovino un po' la reputazione di tanti anni alla Juve. Te lo dico diretto, faccia a faccia. Proprio, vattene dall'Italia. Sei un giocatore fortissimo comunque. È inutile che... Cioè, a me dispiace se ne vada un giocatore forte come Dybala dall'Italia, però cioè, se ne va all'Inter, posso dire. Mi dispiace per i tifosi juventini, dai. Vabbè, andiamo. Hai detto bene, Ale, hai detto benissimo, perché abbiamo una nuova notizia ed è incredibile, ragazzi. Vi ricordate, si parlava tanto di Mbappé al Real Madrid, sembrava tutto fatto, contratto fatto, c'era la firma... E adesso si stoppa tutto, si ferma tutto. Mbappé in bilico tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, sembra voglia rinnovare col Paris per un biennale con delle cifre, ragazzi, che parlano da sole, veramente. Non ho parole. Tiziano, non ha senso. Cioè, posso dire, io ho visto la partita del Real e l'ho pensato. Ma vabbè, dopo che il PSG, questa squadra pazzesca, è uscito, il Real ti fa queste prestazioni, Mbappé si starà mangiando le mani, non vede l'ora di andare al Real. No, vuole rinnovare col PSG, adesso Tiziano direi le cifre che non hanno senso, ma caro Mbappé, adesso parlo anche a te, prima ho parlato con Dybala, ora parlo con te. Ma accidenti, ma sei fortissimo. Sei devastante, sei pazzesco. Ogni volta che guardo una tua partita dico: caspita, questo è il miglior giocatore del mondo. Ma davvero nella Ligue 1, sesto campionato, devi proseguire la tua carriera? Io ti voglio vedere in Premier, nella Liga. Per favore, basta col Paris, basta. Quali sono le cifre, Tiziano? Domanda più che legittima, Ale. Si parla di un biennale, come dicevo prima, di 100 milioni, cioè 50 milioni a stagione. Più o meno è quello che gli offriva il Real Madrid, però più o meno sono quelle cifre lì, ma 50 milioni a stagione, non so se arriva a fine mese, probabilmente la sera, due o tre volte a settimana a cena pasta in bianco o salti direttamente il pasto, perché non so se ci sono i soldi per mangiare. Oppure anche sì, la benzina, sappiamo tutti che ultimamente costa un po' tanto, forse dovrà fare un po' di economia il povero Kylian. La domanda sorge spontanea: come farà a mantenere moglie, figli? Ah no, è single. Sì, single da una vita, vabbè. Sono meglio io tra un po'. Tiziano, tra l'altro, visto che appunto la situazione economica del caro Mbappé è grave, a Parigi lo sanno, hanno deciso di aiutarlo per la bolletta che sta per arrivare, adesso c'è anche l'aumento dei prezzi, di dargli 100 milioni di bonus d'ingaggio, perché sappiamo, ha pochi soldi Mbappé, 100 milioni di bonus d'ingaggio, direi, una cifra ottima. Che ne pensi, Tiziano? Sì, Ale, cioè, è assolutamente assurdo, 100 milioni di bonus ingaggio, perché quegli altri 100 milioni non bastavano. E vabbè, assurdo, ragazzi. Il calcio sta andando un po' verso una direzione abbastanza incontrollata, possiamo dire, potremmo fare questa critica. Cioè, 100 milioni di bonus ingaggio, tizio. Beh, Mbappé, se ci stai ascoltando, a me un microfono nuovo non dispiace. Voi giustamente state pensando: ma tra tutte le cose che puoi chiedere un microfono nuovo? Sì, perché il podcast prima di tutto. Andiamo avanti. E Tiziano, piccolo off topic prima di chiudere l'episodio. Allora, qual è questo argomento off topic? Allora, praticamente l'abbiamo voluto inserire così come curiosità. La Virtus Bologna di basket è in finale di Eurocup, che sarebbe un po' come dire l'Europa League del basket, ok? Sì, grandissima finale trovata dopo una grandissima stagione praticamente da seconda in classifica, seconda solo a Milano, e nella Serie A, nell'LBA, diciamo, nel massimo campionato di basket italiano. E grandissima squadra, veramente complimenti alla Virtus,
E certo, non sarà NBA, perché non è NBA, sapete, io e Ale, due grandissimi appassionati di NBA, però è una finale rispettabile. No, io Tiziano invece ti devo criticare, perché il Virtus Bologna, che è in finale di Eurolega, l'unica volta che c'era qua a Trieste, cosa doveva succedere? Tiziano doveva mettere la sua festa di compleanno, maledizione a te, e io e Francesco ci eravamo già organizzati per andare a vedere qua a Trieste l'Allianz contro il Virtus Bologna con Bellinelli, che è caldo come una stufa, ma no, Tiziano doveva compiere gli anni. Maledizione a te, Tiziano. Giusto, 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 potevo cambiare data di nascita, giusto. Potevi farlo al palazzetto. Chiuso l'off topic. Chiuso l'off topic. Beh, io vi tiro fuori una perla dopo mesi e mesi. Ricordatevi che a Parigi si vive il calcio. Diceva Daniele, chi l'aveva detto? Paredes. A Parigi si vive il calcio, per questo Mbappé rinnoverà, perché a Parigi si vive il vero football, con la F e con la U. Quindi per questo episodio è tutto, Tiziano, è tutto. Speriamo di essere decisivi con le visualizzazioni, quanto Karim The Dream Benzema. Vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, dovunque voi vogliate. E anche sui social, Instagram, Twitter, che l'ha appena acquistato Elon Musk. Quindi prima che Elon Musk ci faccia arrivare 1 milione di follower, arrivate prima dei 100, dai, così siete ricordati nella storia. Quindi per questo episodio è tutto da Alessio. E da Tiziano. È tutto, ma è incredibile, non riuscirò mai a non ripetermi. Immergiamoci.